34 giorni, 10 ore, 24 minuti e una cinquantina di secondi alle elezioni del 25 settembre, così per togliervi quell'ansietta che c'è nell'aria, abbiamo pensato di aiutarvi così. Le liste dei vari partiti si stanno delle varie coalizioni, dei vari partiti si stanno chiudendo, cominciano a esserci conferme di nomi che circolavano anche nei giorni scorsi. Continua il tirassegno, che ne cadono più che i 10 piccoli indiani di Agatha Christie, ma tra i nomi confermati ci sarebbe, cioè l'ha confermato lui stesso oggi, Giulio Tremonti, l'ex ministro, che i Boatos vorrebbero all'economia in caso di vittoria del centrodestra. Perché lo diciamo? Perché oggi proprio Giulio Tremonti ha fatto così, sottolineato che sarà un autunno pessimo, che probabilmente ci saranno da chiedere sacrifici agli italiani, ha proposto di tagliare delle tasse, ha criticato nuovamente l'operato del governo Draghi. Di tutto questo parleremo e cercheremo di approfondire nel dettaglio con le pungenti domande di Luca Telese, e avendo in studio Elisabetta Piccolotti di Sinistra Italiana, il professor Raffaello Lupi, e in collegamento Alan Friedman e Federico Freni, sottosegretario all'economia della Lega, che in queste ore sta ancora governando. Sta ancora al governo e quindi ci dirà se ha ragione Tremonti o no. Pochissimi secondi, arriviamo. Buonasera, mentre Marianna Aprile non inquadrata balla, alle 20.41 inizia in onda l'informazione in diretta della 7. Oggi abbiamo veramente tanto a raccontarvi, perché aleggiava la profezia dell'ARERA, un ente di addetti ai lavori che certifica il mercato dell'energia e che annunciava un aumento del 100% delle bollette, un aumento che sarebbe arrivato dopo il voto. Ma oggi un uomo che ha sicuramente un peso enorme nella politica italiana, Giulio Tremonti, ex ministro dell'economia, è andato da Lucia Annunziata e ha detto che sarà un autunno terribile. Quindi noi cominciamo il nostro dibattito con i nostri ospiti proprio partendo da quelle parole: Betta Piccolotti di Sinistra Italiana, il professor Lupi, Alan Friedman, e poi ovviamente, dicevamo prima, un uomo che in questo momento è al governo e quindi ci può dire se ci sono dei provvedimenti a arrivo, Federico Freni, che è un sottosegretario della Lega. Anche oggi ci aiutano i poeti. Nazım Hikmet, grande poeta turco, ha detto, sicuramente ispirato da Marianna Aprile, certo: amo in te l'avventura della nave che se ne va dritta verso il polo. Va bene, possiamo andare avanti. Allora, vediamo Tremonti, così riportiamo. Partiamo da Tremonti, piedi in torniamo dopo la poesia, torniamo alla prosa. Giulio Tremonti. Allora, io penso che in settembre, ottobre e novembre il grande problema per le famiglie italiane sia quello delle bollette, e questo è il tema che riguarda tutti, riguarda la politica, la società civile, riguarda l'Italia nel suo insieme e riguarda anche l'Europa. Io credo che i governi dell'Europa e il governo italiano, e siamo ancora con un governo in carica e con poteri essenziali su questo punto, debba preparare gli italiani a quello che succederà. Temo eventi non positivi. Ecco, sottosegretario Freni, siete stati direttamente chiamati in causa da Giulio Tremonti. Nella stessa intervista ha criticato le misure del decreto aiuti sulla tassazione degli extra profitti, che non sarebbe andata come da previsioni. Allora la domanda molto banalmente è: avete intenzione di fare qualcosa da qui alle elezioni, finché siete in carica, per preparare gli italiani, come dice Tremonti, di fare qualcos'altro, aggiungerei, oltre al decreto aiuti 2, per mettere un freno a questa corsa pazza delle bollette? Ma guardi, io condivido col professor Tremonti l'assunto che sarà un autunno difficile, forse non terribile, ma certamente molto difficile. Il governo certamente ha fatto e continuerà a fare. Tecnicamente è difficile fare qualcosa da qui alle elezioni, perché le elezioni sono il 25 settembre, noi per quella data avremo certamente portato a conversione il decreto aiuti 2. Ciò che si può e si deve fare certamente è quello di preparare gli italiani e far capire agli italiani, ma d'altronde lo stiamo facendo da secoli. Io ricordo che Matteo Salvini già a gennaio dello scorso anno lanciò l'allarme energia, se voi ben ricordate, sulla circostanza che non sarà un autunno semplice.
Poi quali provvedimenti si possano fare? Beh, certamente noi sappiamo che lo sconto energetico sulle accise dei carburanti sarà prorogato e sarà prorogato perlomeno per 25 giorni oltre la scadenza del decreto aiuti 2. Sappiamo che gli incentivi sulle bollette scadranno molto dopo le elezioni. Perciò insomma ci sono dei provvedimenti in corso, non ci sarà nessun nuovo provvedimento ovviamente perché ragione politica e anche ragione tecnica vuole che il nuovo governo, quale che esso sia, assuma i nuovi provvedimenti. Va da sé che questo governo responsabilmente nel momento in cui si dovessero creare situazioni tali da determinare un'emergenza ulteriore rispetto a quella attuale interverrà con decreto legge con l'accordo di tutte le forze politiche, come d'altronde si è fatto il provvedimento sulla tassazione degli extra profitti, cioè è vera, lo ha detto, lo ha ribadito anche Tremonti oggi. Infatti. Ma allora io sul fatto che sia scritto male, come si dice, i conti si fanno a saldo, non si fanno in corso d'opera. Quello del 30 di luglio era soltanto, il 30 giugno, scusatemi, era soltanto un acconto. Io per fare i conti e capire se il decreto era scritto male aspetterei la fine dell'anno. Non darei giudizi affrettati. Però lo ha scritto il Sole 24 Ore, che diciamo non è un bollettino bolscevico. Guardi, e ha raccontato che di 10 miliardi previsti ne sono sfuggiti 9 circa all'appello, quindi sicuramente è un dato che dovrebbe preoccupare, però sentiamo Lupi su questo. Se voi pensate che il gettito di tutte le imposte sulle società italiane è una trentina di miliardi, se ne accorgeva un cieco che i 10 miliardi dell'imposta sui sovraprofitti erano sovrastimati. E però è fatta... Ma perché? Ma perché devi mettere qualcosa nei numeri? Quando tu fai le leggi, tu scrivi qualcosa. Quindi ma chi una copertura è che, fittizia. Ma chi è che va a vedere se il gettito delle disposizioni che ha fatto il professor Tremonti, che ne ha fatta una pessima, perché non so se ve la ricordate, la Robin Hood Tax, quello era un aumento secco di aliquota sul settore, anche se gli extraprofitti non c'erano, era una cosa demenziale che la Corte Costituzionale ha bollato. Questa qua sarà fatta male, perché è vero che è fatta male, io l'ho vista, però tentava di individuare il sovraprofitto, non è che dico ti aumento l'aliquota. Guarda, era un confronto fra i prezzi di acquisto del greggio, del gas, e i prezzi di vendita. Sì, sì. È un tentativo, vari, poi è fatto vari male, osservatori... poi è fatto male, non c'è dubbio che io è fatto voglio male, citare Luca, un ci hanno articolo... provato almeno, no, ma un articolo Tremonti manco ci ha profetico. Provato, e tutti guai a sta a sentire quel dire. Un articolo profetico di Oscar Giannino che fece una previsione molto simile a quello che è accaduto, però voi incredibilmente, Elisabetta Piccolotti di Sinistra Italiana, voi sostenete addirittura che deve essere una tassazione del 100%. Sì. Naturalmente sì, perché siccome, cioè è un sequestro, siccome diciamo bolscevico. C'è solo un punto di... cioè voi tutte le compagnie energetiche potete alzare il 100%. Che esagerazione. C'è solo un punto che unisce noi e Tremonti. Noi siamo convinti come Tremonti che l'autunno sarà molto difficile e che sarà difficile non per tutti allo stesso modo, sarà difficile soprattutto per le persone più deboli, quelle con un reddito più basso, quelle il cui salario non cresce da 30 anni e è eroso dall'inflazione. Allora, di fronte a questa situazione di diseguaglianza, perché non siamo tutti uguali di fronte alla crisi, siccome ci sono le energetiche che producono miliardi di extra profitto, che viene chiamato extra perché appunto era inatteso ed è prodotto dalla dinamica dei prezzi del gas, noi dobbiamo tassarlo per intero e usarlo per abbassare le bollette, per combattere il caro vita e cercare di far alzare i salari, facendo ovviamente anche tutta una serie di altre misure, perché non ci sfugge che non basta quello per tamponare la situazione. Bisogna combattere il precariato, bisogna tenere il reddito di cittadinanza, bisogna adeguare i salari ai prezzi delle merci, insomma avere un pacchetto strutturale per salvare le persone più deboli. Questo la ventola dell'arcobaleno. Guarda, dai, proviamo. Cioè, come fai? Come le trovi le risorse? Con per esempio tassando gli extra profitti, ma per esempio un attimo, noi abbiamo una proposta depositata di patrimoniali sulle superricchezze. Noi pensiamo che l'IRPEF vada rivista abbassando le tasse sui più deboli e alzandoli su quelli che hanno dei redditi altissimi. Ma già noi pensiamo alla redistribuzione, ma non c'è stato sti ricchi, non è rapporto uno a uno, non ci stanno
stanno mai quando vi pare a voi. Non è un rapporto milioni contro voi. Non ci stanno mai quando vi pare a voi, quando bisogna, quando bisogna, come negli ultimi decenni, passare 40 miliardi alle imprese in forma di incentivi, ci sono sempre. Allora, questo mistero dei soldi, diciamo, che vanno e vengono, dai, secondo me va un attimo risolto. Le soluzioni per redistribuire, se si vogliono cercare, ci sono. Alan Friedman, c'è il tempo, banalmente, per inventare delle soluzioni, nel senso che l'andamento sia dell'inflazione internazionale, sia l'andamento della guerra in Ucraina, con tutte le conseguenze, diciamo, le sanzioni che la Russia impone all'Occidente attraverso il gas, danno respiro perché l'Italia voti, insedi il governo, faccia delle misure per aiutare le famiglie a far fronte a questa emergenza che tutti sembrano intravedere per l'autunno? Ma sicuramente, come ha detto il sottosegretario, fra qui e il 25 settembre non c'è il tempo tecnico di fare nulla. Il governo Draghi stava agendo con l'ultimo ristori di 17 miliardi, un totale di 48 miliardi di ristori per le famiglie e imprese quest'anno, e se Giuseppe Conte non avesse buttato giù il governo Draghi continuerebbe a gestire bene l'economia. Io vorrei commentare il fatto che non ho capito questa seconda venuta di Giulio Tremonti come fosse qualche figura nuova, qualche salvatore. Io vedo un politico vecchio di 75 anni, screditato all'estero durante la crisi del 2011, che lascia Forza Italia, si iscrive con Fratelli d'Italia e spero forse di avere una seconda venuta. Era la Lega, prima era... Sì, prima. Sì, era nel gruppo della Lega, il sottosegretario. Tremonti ha fatto assicurare, ha avuto questo percorso, Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, ora sono finiti i partiti. Vabbè, diciamo che Tremonti è stato amico prima di Forza Italia, poi della Lega, adesso del partito che non è fascista, ma è solo corporatista e solo statalista. Se Giulio Tremonti vuole sposare la politica di Meloni di non gestire bene l'economia, nazionalizzando Telecom Italia, rinazionalizzando il TIM, bloccando la vendita di Alitalia, facendo una serie di flat tax che ci porteranno in bancarotta e taglieranno gli introiti per il fisco, non credo che sia un punto di vista popolare, e non c'è bisogno di Giulio Tremonti a dirci quello che sapevamo già, che è un momento di crisi energetica, un momento di inflazione, Putin sta usando il prezzo dell'energia come una arma. Però c'è una cosa positiva, per una volta diciamo qualcosa di positivo. Italia è riuscito a agire, il governo Draghi, insieme con Eni, con Descalzi, insieme con Cingolani, sono riusciti a agire bene da marzo a oggi, sia sulla diversificazione di fonti di gas, sia sul gas liquido, sia sui rigassificatori, sia sulle rinnovabili, e anche sul stoccaggio che allora, oltre Alan, 80%. Giro subito la tua tesi sottosegretario Frenzi. Chiudo solo il pensiero, Luca. Questo inverno sarà un inverno dove i prezzi delle bollette saranno ancora alti, perché Putin sicuramente gioca così. Ma sarà una situazione in cui l'Italia avrà una situazione seria, ma non grave. Non mancheremo per riscaldamento questo inverno. Allora, dipende sempre per chi. Sottosegretario Freni, veramente, a parte il fatto che io penso uno può avere 75-80 anni, l'importante è quello che dice, non l'età, quindi Giulio Tremonti ha tutto il pieno diritto di parola, sicuramente rispetto alla sua anagrafe. Però volevo chiederle, noi ieri abbiamo ospitato la testimonianza di un pensionato, ex metalmeccanico, che vive con 1.050 euro di pensione, la sua bolletta è quintuplicata, è passato da 70 a 270, e vorrei aggiungerle questa testimonianza con quella di un imprenditore che fa dei laminati nel suo territorio, lo fa a Bergamo, che dice: ma io domani chiudo perché la mia bolletta energetica, quella della mia società, è aumentata da gennaio a oggi di 130%.
cioè 130%, di 13 volte in più. Quindi è una misura insostenibile, è una dimensione insostenibile. Allora per questo le chiedo, i provvedimenti sono stati già fatti, ma siamo di fronte a un'emergenza che può produrre disoccupazione, crollo della produzione, crollo del PIL. Cioè non riesco a capire la serenità nel dire va bene, ma ormai noi siamo per l'amministrazione corrente. Anche l'amministrazione corrente impone correzioni di rotta. Ma guardi, qui di serenità ce n'è ben poca, perché la situazione degli italiani è una situazione di tutti gli italiani, dal pensionato all'imprenditore al dipendente, non è una situazione che può dare serenità, a nessuno ci mancherebbe altro. Peraltro aggiungo che noi del centrodestra lo andiamo dicendo perlomeno da novembre scorso che ci sarebbe stata questa situazione. Detto questo, non sto dicendo che c'è serenità, sto dicendo ma chi che tecnicamente... Cioè no, lei, lei governa. Guardi, se il centrodestra fosse stato al governo senza il fardello degli amici del Partito Democratico e senza il fardello di chi non vuole rigassificatori, di chi non vuole differenziare le fonti energetiche, eccetera, eccetera, è inutile che li vada a citare uno per uno, le assicuro che la politica energetica sarebbe stata molto, molto diversa. Quindi lei governa è una banalizzazione, sì, è vero, il centrodestra parte del centrodestra ha governato. No, è un dato di fatto, ma è molto parziale, perché le assicuro che se la politica energetica fosse stata quella del centrodestra non saremmo nella situazione in cui ci troviamo, perché la differenziazione energetica e il vassallaggio energetico che paghiamo alle fonti di gas non lo pagheremmo, perché noi avremmo differenziato. Le dico una ma su tutte, guardi che noi dipendiamo dalla Russia per il gas proprio per le scelte del governo Berlusconi e delle scelte dei governi della destra. Non per altro, siete voi ad aver impostato questa politica energetica. No, temo che questa informazione non sia esattamente puntuale, perché quando abbiamo provato a differenziare con la TAP, sì, ma appunto, che sia scritta sui giornali non vuol dire sia vera. Mi porto su un altro pezzetto della nostra discussione. Sottosegretario, mi scusi, no, perché per darle la possibilità di dire non quello che avreste fatto se fosse stato il governo da soli, ma quello che farete se il 25 settembre, come sembra dai sondaggi, vi avvierete a governare. Prima Alan Friedman, tra le tante cose che ha citato del programma di Giorgia Meloni, del centrodestra unito, ha citato la flat tax, che è argomento di interesse degli italiani, perché lo vedevamo ieri, cioè, dovrebbe esserci anche un cartello tra le priorità degli italiani, secondo un sondaggio di YouTrend, cioè non solo l'aumento delle bollette, ma anche il livello dei salari e l'inflazione, e quindi se diciamo salari, diciamo tasse. La proposta del centrodestra sulla tassazione è molto conveniente per qualcuno, ma ci siamo chiesti per chi. Allora, vediamo intanto di che si tratta, poi con i nostri ospiti cerchiamo di capire se funziona, se non funziona, se funziona solo per alcuni, se è giusta. 2019, la flat tax portata avanti dalla Lega nel primo governo Conte prevedeva un'aliquota del 15% per le partite IVA fino ai 65.000 euro. Ma già all'epoca il problema principale era dove trovare i soldi. La tensione era alta sia con gli alleati di governo che con Bruxelles. Noi le tasse le tagliamo lo stesso agli italiani, a Bruxelles se ne facciano una ragione. Per il carroccio, infatti, sarebbero bastati 12 miliardi per attuare la misura, ma gli esperti quantificavano già allora la somma in almeno 50 miliardi. 2022, nuova campagna, stessi slogan e quasi le stesse cifre. Al centro del programma fiscale di Salvini, una tassa piatta per le partite IVA fino a 100.000 euro, almeno nella prima fase, da estendere a tutti entro i 5 anni. Ma quanto costerebbe? Secondo gli esperti, tra i 50 e gli 80 miliardi di euro. E soprattutto, chi risparmierebbe davvero? Solo i ricchi, secondo gli avversari di Salvini, ma il segretario leghista, rispondendo a Calenda, dice che un infermiere monoreddito salverebbe fino a 1.200 euro all'anno, come dice l'app diffusa dalla Lega. Resta l'interrogativo principale: dove trovare le coperture? Allora Freni, se ci può spiegare l'essenza, come dire, di questa proposta economica. Voi sostenete che anche abbattendo il gettito, perché ci sarebbe un crollo del gettito, l'aumento del PIL indotto da un aumento dei consumi coprirebbe tutto il costo della flat tax, che è stimato in 50, 60, in alcuni casi 80 miliardi di euro? Allora, anzitutto queste stime sono stime un po' dilettantesche, mi permetto di dire, perché l'ufficio
dell'Ufficio Centrale di Bilancio, quando qualche mese fa in sede di delega fiscale abbiamo approvato in modo stabile la flat tax fino a 65.000 euro e una possibile estensione fino a 100.000 euro, non ha fatto queste stime, sono stime immensamente più basse, compensate immensamente quanto che deriva dall'evasione. Quindi, però scusi, visto che li fate voi la proposta, qual è la stima che lei ci dà? Ecco, io, uomo dei numeri del Ministero, vi dico che per me la flat tax costa... No, guardi, è impossibile stimarla in questo momento la flat tax, perché già noi oggi abbiamo un regime al 5 e al 15%, ma secondo me, guardi, le dico con tutta sincerità, la flat tax non costa meno di 25 miliardi, non costa più di 25 miliardi. Ovviamente declinata nei termini corretti, la vostra ricostruzione è una ricostruzione divertente ma non tecnicamente corretta, perché la flat tax al 15% esiste già, esiste dal 2018, è stata confermata dal governo Draghi su impulso del centrodestra, ed esiste già la base per portare quel 15% al 20% per i redditi da 65 a 100.000 euro, esiste già, si tratta di estendere al lavoro dipendente, il lavoro autonomo, questo regime già lo conosce senza maggiori perdite di gettito, quindi anzi ha dimostrato la flat tax, e guardate, lo dice l'Ufficio Centrale di Bilancio del Parlamento, non lo dice Federico Freni che non conta nulla, la flat tax ha portato un aumento delle entrate, non una diminuzione delle entrate. Guardiamo i numeri una volta tanto, più che fare propaganda, ma lo dico con veramente il buon senso, perché poi i numeri nella loro nuda realtà alla fine guardi, qui nessuno fa propaganda, tant'è vero che l'abbiamo chiesto a lei, lei ci ha dato una stima a 25 miliardi, perfetto. Professor Lupi, a chi conviene la flat tax? Conviene, allora, è una bandiera politica, in realtà come una stupidaggine pensare di risolvere i problemi di determinazione, di diversa determinabilità dei redditi e dei consumi agendo sulle aliquote, cioè per i lavoratori dipendenti quanto guadagna l'operaio, l'impiegato, il funzionario di banca, si sa, per gli artigiani e i piccoli commercianti non si sa, questo è il problema che a tutte le elezioni, ho 66 anni, so 40 anni che sento gli stessi discorsi e siamo al punto di partenza. Allora, aver dato quella flat tax al 15%, c'ho scritto un articolo, viene fuori pure in rete, ma è stata un incentivo all'evasione. Noi abbiamo visto studi, abbiamo visto studi professionali che si spaccavano per fare quattro partite IVA, in quattro fatturiamo 200.000 euro. 200.000 diviso 4, 60 a testa, ma poi la cosa divertente è che salta l'IVA, cioè non è solo una questione di reddito 15%, cioè il pasticcere che sta in flat tax fa concorrenza sleale a quello che non sta in flat tax, perché l'IVA lui non la mette, cioè quando parliamo di evasione fiscale non dobbiamo vedere solo l'IRPEF, dobbiamo vedere anche l'IVA, cioè negli appalti coi comuni quelli in flat tax sono competitivi con le aziende un po' più strutturate che gli devono mettere l'IVA, perché nel capitolo di bilancio c'è più spazio, cioè il cuneo fiscale fra quanto costa al cliente e quanto si mette in tasca il fornitore è azzerato, perché l'IVA salta. Quindi è una debacle, cioè noi vogliamo fare in questo caso un'Italia di piccoli, prima di sentire Piccolotti, artigiani, aspetti Lupi, diamo un micro diritto di replica. Un'Italia di Bangladini, vogliamo dire. Diamo un micro diritto di replica al sottosegretario, perché non condivideva questo ragionamento sulla elusione o evasione, come lo vogliamo chiamare. No, guardate, io parlo di gretti e nudi numeri, non è che non lo condivido, non è tecnicamente possibile, perché l'autorizzazione comunitaria alla flat tax, che forse il professor Lupi non conosce, prevede l'impossibilità di togliere l'IVA
fino al 2025 oltre i 65.000 euro, quindi è scontato. Vabbè, che ma fino al 65 l'hai levata, non è poco. Ma grazie, ma l'abbiamo levata dal 2018 e abbiamo dimostrato che non toglie evasione. Tutti gli aumenti di flat tax saranno a IVA costante. E poi, professore, mi scusi, lei è il decano dei tributaristi italiani, non sarò mica io a dover spiegare a lei che l'IVA si compensa con il ritenuto del racconto per l'impresa e che quindi io impresa, nel momento in cui pago l'IVA, ci siamo persi metà delle persone che stavano ascoltando, me compresa, perché tra scopo IVA, ritenuto dal conto, insomma guardi che la flat tax è prevalentemente per i consumatori finali, quindi chi compra un cappuccino, una brioche, l'IVA non la paga, punto, non c'ha la ritenuta. Professore, io darei la parola a Friedman per aiutarci a tradurre. Friedman. Io cercherò in modo molto facile grazie a dire due o tre fatti sul okay flat tax. Allora, numero uno, il flat tax sarebbe incostituzionale in Italia perché la Costituzione vostra richiede un sistema fiscale progressiva. Quindi è un inganno all'elettorato a promettere un flat tax che la Corte dei Conti e la Consulta renderebbe incostituzionale. Numero due, a parte di questo, il flat tax in un paese come l'Italia, dove circa 80-90% dei stipendi di 23 milioni di persone nella forza di lavoro sono sotto il 35.000 euro all'anno, il flat tax non porterà grandi benefici a loro, a chi è meno abbiente, ma soprattutto a chi è più ricco e benestante. Numero tre, la flat tax, possiamo essere d'accordo su 25 o 40 o qualunque sia la cifra, significa che il fisco non riceverà diverse decine di miliardi di gettito di conseguenze, non soltanto favorendo i ricchi, ma non ci sarebbero i soldi per coprire il buco del deficit. Il flat tax è così, è un inganno, se posso finire, è un inganno perché in termini di economia tutti sanno che sarebbe molto più efficace togliere il cuneo fiscale, ridurre l'aliquota veramente per i meno abbienti e forse aumentare l'aliquota per quelli più benestanti. Una riforma strutturale, diciamo. La riforma strutturale che Draghi cercava di fare prima che Giuseppe Conte e Berlusconi e Salvini l'hanno buttato giù. Sorvoliamo sulla riforma di Draghi che voi, era un favore ai redditi medio-alti. No. Allora, vediamo se riesco a sintetizzarla semplice con i numeri. Flat tax significa, per Silvio Berlusconi, un risparmio di milioni di euro ogni anno. Qualcuno dice 14, io non mi voglio azzardare, potrebbe essere una cifra così, milioni di euro ogni anno. Per un operaio, che ha un'aliquota al 23, probabilmente non significa alcun, cioè significa zero risparmio. Perché? Perché è vero che si abbassa l'aliquota, ma perde le detrazioni da lavoro dipendente. E quindi siamo sostanzialmente pari, stiamo facendo un favore a chi guadagna tanto e non stiamo facendo un favore invece a chi guadagna poco. Aggiungo un'altra cosa che a casa capiscono bene. Siccome entreranno milioni di euro in meno nelle casse dello Stato, di solito quando accade questo i governi tagliano i servizi territoriali. Allora l'operaio che non ha guadagnato nulla da questa riforma, lo sanno a casa, quindi non c'è bisogno di scuotere la testa, quando va all'ospedale deve fare la visita specialistica e trova una lista d'attesa di 8 mesi, dovrà correre al privato e quindi spendere 120 euro per farsi la visita. Alla fine dell'anno... Che non detrae. Che non detrae perché ha perso le detrazioni. Alla fine dell'anno l'operaio ha perso un sacco di soldi e Silvio Berlusconi ne ha guadagnati un sacco. Ecco la ratio della proposta di flat tax della destra. Che è una, diciamo, una proposta che... Però ora l'esempio è efficace, si capisce, ma quello che dice la Lega... noi diamo un grande sollievo ai redditi che stanno dai 30-40, questi redditi, il ceto medio, una volta recuperato potere acquisto, faranno spesa, faranno investimenti, metteranno in moto l'economia. Questo lo contestate? Ora perché non lo recuperano? Probabilmente metteranno in moto le cliniche private, probabilmente metteranno in moto tutti quei privati che hanno conquistato i servizi pubblici. Però se c'è una cosa che emerge da questo vostro dibattito è che diciamo, le misure bandiera opposte di questa campagna elettorale, cioè il reddito di cittadinanza e la flat tax, tradiscono due visioni del mondo diverse. Si può vedere la vignetta di Marcox?
che ci manca molto. Eccolo. È una vignetta in cui Macox disegna Matteo Salvini e sostanzialmente dimostra, diciamo, una gran confusione sulla flat tax. Noi invece abbiamo sulla flat tax e di cittadinanza, insomma sul rapporto tra i due. È un modo, diciamo, ironico per introdurre il paragone tra le due visioni del mondo e tra le due misure, che abbiamo sintetizzato in un cartello che parte dai costi, da quanto in teoria dovrebbero costare. L'abbiamo già... Posso aggiungere? Ce l'abbiamo. Sì. Posso aggiungere una piccolo fatto, Mariana? Sì. Però Freni ha contestato quel dato, per correttezza. È un dato che noi abbiamo dedotto dai giornali economici, dal Corriere della Sera, dal Sole 24 Ore, però lui lo contesta, quindi è legittimo. Friedman voleva aggiungere I conti per me li fa solo la ragione dire. Di Se guardate, i numeri li torturi abbastanza, puoi fargli dire possono dire che qualsiasi vuoi. Cosa, aggiungo che lei ha detto non costerà più di 25 miliardi, è comunque più di 8,3 del reddito di cittadinanza, certo. Quindi anche, voi dire, volendo contestare il secondo dato della tabella, scusate, siamo comunque su una sproporzione. Scusatemi, che il reddito di cittadinanza costa 8 miliardi e 3, vorrei sapere chi l'ha detto, perché io vi invito a guardare il rendiconto dell'assestamento del bilancio Alan dello Stato e vedrete che il reddito di cittadinanza costa molto di più di 28,3 miliardi. Mi guardate, perdoni, il bilancio dello Stato. Ma c'era Alan Friedman che stava commentando quanto avete dibattuto prima. Poi sarebbe interessante, perché il vice ministro ha quasi detto come Laura Castelli, questo lo dice lei, no? Quindi è interessante come i viceministri loro parlano allo stesso modo. Comunque, è una battuta su Laura Castelli che non è stata una persona tutti. Credibile al ministro. Salutiamo tutti, E siamo in comunque, attesa di capire dove sarà che... candidato. Perché è saltata l'ipotesi del suo collegio. Bene. Vabbè, forse può prendere il posto di quell'antisemita giovane del PD. Comunque, quello che volevo dire è che il flat tax, Roberto Petrini e Tito Boeri hanno fatto un'analisi molto ben fatta in questi ultimi giorni, in cui si vede che per chi è meno abbiente, la proposta più micidiale viene dalla Giorgia Meloni. Mi spiego, a differenza della Lega che dice 15%, o nono Silvio che dice 23%, Giorgia Meloni dice: io faccio un flat tax solo sull'incremento della media che voi avete avuto negli ultimi 5 anni di guadagno. In parole povere, per chi ci ascolta, se tu hai guadagnato 20.000 euro all'anno, denunciato 20.000 euro all'anno negli ultimi 4 anni, e quest'anno guadagni 22.000 euro, 2.000 euro in più, pagheresti 15% su quei 2.000 e quindi avresti un risparmio di 300 euro una volta e mai più. Questo non solo è incostituzionale, ma non funziona e non dà nessun stimolo e costa soldi. È importante analizzare le flat tax proposte perché, a mio avviso, non c'è uno che sta in piedi. Quello che sta in piedi è un governo che porta avanti i soldi del PNRR e quelli sono i soldi che aiuteranno le famiglie e imprese, i soldi del PNRR. Non riscrivendolo. Sottosegretario, a lei la replica brevemente. Che no, volevo solo aggiungere, perché non volevo interrompere Friedman, che la fonte che noi citiamo, quindi mettiamoci d'accordo sulle fonti, è l'INPS. Cioè l'INPS ha stimato che negli ultimi 3 anni, quindi fra l'altro la spesa è stata incrementata dal suo governo, il governo Draghi, quando nacque l'accordo aumentò, ma negli ultimi 3 anni la spesa è stata di 20 miliardi, quindi addirittura inferiore agli 8 miliardi che si sono stanziati quest'anno con i vari incrementi di spesa che sono stati decisi per la pandemia. Non so se riconosce l'INPS come fonte attendibile. Guardi, per me l'unica fonte attendibile di valutazione dei numeri quindi neanche è la ragione l'INPS, generale però dello Stato. No, per me l'INPS non va bene, ma l'INPS è la sua fonte, lei deve governare con i dati dell'INPS. No, la mia fonte unica è la Ragioneria Generale dello Stato, tutte le altre fonti non sono allora, mie. Allora ci faccia sapere se la Ragioneria bollina i dati dell'INPS. Si tratta solo di riconciliare i dati, non credo che l'INPS sbagli. Allora fate una contestazione. Non è complicato. Guardate, non è complicato, basta prendere il bilancio d'assestamento del 2021 dello Stato e vedere quanto c'è su quei capitoli e le assicuro che è molto di più. Però, detto questo, possiamo farlo, se volete lo possiamo fare, non è un problema. Ma la replica al professor Friedman, ha ragione il professor Friedman, il PNRR è il futuro di questo paese, il PNRR è l'ancora di salvezza di questo paese, dobbiamo coltivarlo, curarlo e farlo crescere.
ma questo non vuol dire che nella situazione in cui ci troviamo possiamo consentire che ci siano imprese italiane che mandano deserte le gare perché devono partecipare in perdita al PNRR, perché come avete detto voi in apertura, giustamente, ci sono imprese che oggi hanno un costo delle materie prime che è immensamente più alto, quindi il PNRR va protetto, 1300 va tutelato, va portato avanti perché è il futuro dei nostri figli. Ma non possiamo accettare che le imprese italiane partecipino in perdita a queste gare. Quindi nessuno parla di demolire il PNRR, ci mancherebbe altro. Sarebbe un pazzo chi lo volesse demolire. Parliamo semplicemente di fare quegli aggiustamenti tecnici al PNRR. Sottosegretario, la devo interrompere Friedman perché abbiamo il super spot. Torniamo tra 30 secondi con il commento anche di Elisabetta Piccolotti. Arriviamo. Abbiamo un minuto per il suo commento al dibattito che ha sentito sulla flat tax, perché insomma è una misura che voi osteggiate e difendete altre. Sì, noi difendiamo l'impostazione costituzionale della progressività, ma soprattutto speriamo e ci auguriamo che ci sia un governo che metta mano alla questione salariale e dell'inflazione, non solo con le risorse, anche con delle riforme del mercato del lavoro che costano zero, via i contratti pirata, via i contratti precari, una forma di adeguamento, alcuni calmieri sui beni indispensabili, il tetto al prezzo del gas nazionale. Insomma, noi abbiamo un pacchetto complesso di misure per tutelare i salari più bassi. E poi ci aspettiamo che finalmente, questo lo voglio dire perché ci tengo, qualcuno pensi alle giovani generazioni. L'istruzione, siccome è un fattore dell'emancipazione e della riattivazione dell'ascensore sociale, deve essere gratuita e completa dall'asilo nido fino all'università. E invece tra le emergenze di ottobre c'è anche un aumento dei costi dei libri di testo perché la carta costa di più produrla. Vabbè, ma torneremo anche su internet. Torneremo anche su questo. Ringraziamo Elisabetta Piccolotti, il professor Lupi, Alan Friedman, il sottosegretario Freni per essere stato con noi. Grazie all'immancabile, imprescindibile Luca Bottura ti ho chiamato, scusa, questo è l'altro tradimento. Luca, allora guarda, domani qui, tu e Letta io. Viene qui, quindi non andare a Robinson che manco siete in onda. No, ma non è Robinson. Ciao, a domani.